Lui è diventato tipo il mio idolo, non solo perché ha il Suzuki Jimny che io adoro, ma perché ha messo proprio lo sticker di Jurassic Park. Un genio del male. Ci siamo teletrasportati dalla natura incontaminata alla civiltà. Siamo appena arrivati a Spello, un borgo umbro dove non mancano i sali scendi. Veramente molto molto carino e deserto perché in questo momento non c'è nessuno. Nei prossimi giorni, che saranno gli ultimi di viaggio, visiteremo un po' di cittadine e di borghi qua in Umbria prima di tornare a casa. Adesso ve li mostriamo. Più belle di questo paese è che è pieno di piante in giro, fanno anche un festival dei fiori che capiterà fra un paio di weekend e noi non saremo già più qui, però ci sono veramente tantissime piante, ci tengono tantissimo. All'ombra è andato. Siamo appena fermati a mangiare in una trattoria qui a Spello. Con soli 12 euro ti danno un menù con antipasti, un bel piattone pieno di prelibatezze umbre, pane con la tartufata, salami, affettati vari e quant'altro. E poi ci daranno il primo, che sono i strongozzi. Gli strongozzi con la tartufata. E io ci faccio mettere sopra la stracciatella. Invece Zietto l'ha preso tartufata e cacio e pepe. Buoni. Ci hanno portato la borragine, un'erba selvatica fritta. Buona. Questo è il posto dove abbiamo mangiato poco fa. Dopo tutto quello che abbiamo mangiato ci starebbe una pennichella, assolutamente, ma no. Noi andremo avanti e ci spostiamo ad Assisi, che ha solo 15 minuti di macchina da qua. La viaggiata veloce per le vie di Assisi ci ha fatto rendere conto di quanto questa città sia legata alla religione. La salutiamo velocemente, dandole un ultimo sguardo dalla Rocca Maggiore. Anche questa sera non ci facciamo mancare niente. Questa è una cresciona, un pane tipico umbro e birra artigianale. Gubbio è una delle città medievali più belle di tutta l'Umbria. Noi abbiamo passato qui la notte in una struttura veramente molto interessante, ma vi consiglio di andare a vedere su Instagram il reel che ho pubblicato qualche giorno fa. E adesso stiamo facendo un giretto per la città prima di spostarci a Città di Castello, un altro dei borghi più belli d'Italia. Camminare per le strette vie in pietra di Gubbio mi ha emozionato moltissimo. Dopo una passeggiata nel parco Ranghiasci abbiamo scoperto la botte dei canonici, dove veniva accumulato il vino frutto dei raccolti delle proprietà terriere ecclesiastiche. La prima del 1500 conteneva fino a 20.124 litri di vino, 387 barili da 52 litri l'uno. Siamo poi capitati nei pressi del Duomo dei Santi Mariano e Giacomo, principale luogo di culto della città, ed è da qui che abbiamo goduto di uno splendido panorama. Scendendo in Piazza Grande troviamo il Palazzo dei Consoli, oggi sede del Museo Civico, che ospita collezioni orientali, del Risorgimento, ceramiche e molto altro.
Decidiamo di saltare la tappa città di Castello per andare a scoprire un borgo meno conosciuto ma altrettanto affascinante. Siamo appena giunti a Montone, un borgo che ci ha consigliato Valerio, proprietario del Bed & Beer dove abbiamo dormito questa notte a Gubbio. E parrebbe essere un borgo medievale molto molto bello, arroccato su questo promontorio dando su tutto quello che è l'Appennino. E come sempre ci sono parecchi scalini e saliscendi da fare in questi borghi per la felicità di zietto. Caratterizzato da case in pietra, fiori alle finestre, piazzette interne, viuzze strette, Montone rimarrà sicuramente impresso nella mia mente. Purtroppo ragazzi il nostro on the road finisce qua, tra qualche ora raggiungeremo Torino, spero che questo video vi sia piaciuto, è stato un on the road abbastanza improvvisato, però ci siamo divertiti parecchio, ho visto dei posti qua in Italia veramente incredibili e quest'estate mi sa che farò altri giretti molto molto interessanti perché mi sono innamorata di alcune regioni che ho scoperto perché fondamentalmente non le conoscevo. Spero che vi siete divertiti anche voi, che vi sia venuta voglia di fare un giro qua per l'Italia, di scoprire queste zone fantastiche che ci sono nel nostro paese, non mancate i prossimi episodi sul canale perché ne vedremo delle belle, come vi anticipavo in programma un bel po' di viaggetti interessanti quest'estate. Se andate su Instagram trovate un sacco di foto e tutte le storie legate a questo viaggio fantastico, ve le lascio nelle storie in evidenza, lasciate un like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, vi saluto e ci vediamo prossimamente per le vie del mondo, ciao!